Allora, oh mamma, la giornata di oggi parte già champagne, perché ieri mi sono rasato, stamattina mi sono dimenticato di prendere la cuffia e fa un freddo del signore e soprattutto ho dimenticato gli occhiali, quindi o che troviamo il modo di allargare il carattere della chat, se no sono veramente nella merda, nella fucking merda, sì, se poi c'è anche la mascherina in ghigna, così, vabbè. Allora, concluse che tanga nisse. Bene ragazzi, buona domenica a tutti quanti, eccolo. Ciao Luca, ciao Ostrica, ciao a tutti. Mamma mia, che spiorino. L'orgabinetto, anche tu sei un grande. Mi segui da 10 anni almeno, figa. Bismarck, buongiorno Farenzo, buongiorno Samiz. Di buona domenica anche a te. Ciao a tutti ragazzi. Non so se avete già sentito dalle mie dimenticanze di stamattina. Ok, buona domenica anche a te. Buongiorno, buongiorno. Cos'era? 90 party. Party dedicato agli anni 90. Intanto che sto facendo questa live, mi è arrivata una notifica di YouTube con scritto di un commento di un certo Stefano che dice: ma quanto la fai pesante con la storia della rumorosità di PS4. Minchia! Allora, buongiorno, 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 frusciante. Buongiorno, io mi censurerei con te in camera. Vabbè, grazie. Buongiorno pezzi d'ango. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora ragazzi, ma mi chiedo, ma per essere già online alle 10 e 20 che sono, e per aver risposto quindi a una mia notifica di una decina di minuti fa, ma ieri sera cosa avete combinato? Siete andati a contagiarvi, a fare i cazzoni? Ho iniziato Adesso Maturist, l'hai finito? No. Ma lo finirò sicuramente, perché mi stava piacendo, però la voglia di cominciare questo Hades. Il problema è che nella chat di Game Fathers ho troppi ragazzi, nella chat di Game Fathers, quella dei padrini, diciamo, privata, ho troppi ragazzi che condividono con me determinati gusti nei generi videoludici, no? Quindi quando comincio a sentirne due o tre che mi dicono: oh, figa che bello, che figata, non resisto. Infatti ho fatto bene. Mangiato la solita cena di merda sul letto, altro che movida. Bravo, tozzo. Tozzo-san. Mi ricordo di te. Bravo. Ma scusate, aspetta che devo vedere. A parte che mi sono dimenticato di caricare qua. Vabbè. Per 2 mesi, bel colpo. Così si fa. Mi piace per la fiducia. Fate bene. Fiducia che verrà ben ripagata. Anche io mi ricordo di te. Spider-Man alla PS4, poi Nanne. Alla PS4. Vabbè. Giorno Marcone. Simone Mangani. Ah, è mio cugino, figa. Mi ha mandato un messaggio. Hai mai giocato a Enslaved? Sì. Io credo che sia stato un gioco sottovalutato, spero in un sequel. Sono d'accordo sul fatto che sia un gioco sottovalutato, non spero in un sequel, perché tra l'altro il gioco non... secondo me non avrebbe previsto la necessità di un secondo capitolo, ecco. Io non sono uno di quelli che figa per forza devono aver bisogno di continuare a rigiocare con gli stessi personaggi e gli stessi giochi. Assolutamente no. Se una storia mi viene raccontata bene ed è autoconclusiva, ma ben venga. Comprerai Rule Warriors? Non sentite? No, comunque no. Io ho guardato un paio di film e poi Nanna. Oggi comunque comincio Dragon Ball Z Kakarot. Auguri. A me basta che il protagonista sia doppiato da Claudio Moneta. Vabbè. Buongiorno, di che si parla? Per adesso di nulla. Tra poco entreremo nel vivo della live di oggi. Come sempre presente al suo fianco maestro. Bravo Snake City. Ah bello, The Last of Us secondo te era autoconclusivo? Sì, esatto. Stessa cosa. Lasciava... Il finale del primo lasciava...
con un'amarezza di fondo, che secondo me era una conclusione perfetta per un videogioco di quel tipo. E non sono mai stato un bisognoso di un secondo capitolo, e non vi nascondo che il fatto che non abbia ancora giocato il 2, oltre per i problemi che sapete già, è uno dei motivi è proprio che non sentivo wow cazzo, ecco, non sentivo wow cazzo, bella Fabri 85, non sento tuttora il bisogno di dover proseguire ulteriormente la storia di Ellie, Joel e compagnia briscola. Credo di avere qualcuno alle mie spalle, sì, infatti. Io gioco a Luigi's Mansion, bellino anche graficamente, sì, decisamente. Saluti Francesca, la mia ragazza. No. Netti la camera frontale e facci vedere le fighe. Allora, giocato a Freedom Finger? No, non so cosa sia. Hai paura dell'effetto El Camino? In che senso? Ma perché quando siamo in questa zona fa sempre sto bordello, sto passeggino di figa? Marco Cuori, va bene. Ma la maglia della Lazio? Secondo te? Cioè, sono fuori al freddo, mi metto la maglia della Lazio? Buongiorno Farenz, ma buongiorno signor Farina. A mio parere però ti perdi un gran gioco per quanto riguarda The Last of Us 2. Bestemmia maschile, e mettiamocene anche una femminile. Ho mai detto che non lo voglio giocare? Cristo, ma sembrate delle persone che arrivano per la prima volta in live, cosa che non credo sia possibile. Quante volte ho già detto che lo giocherò The Last of Us 2, ma sulla PS5, quindi probabilmente tra un anno o un anno e mezzo. Buongiorno a tutti, l'argomento della censura è inerente a cosa esattamente? Tra poco ci arriviamo, tranquillo. Quando Twitch mi notifica Farenz Online e mi dice vieni, io vengo subito. Ma devi venire in tutti i sensi. Ma ti chiedono quanto vuoi con queste lunghe passeggiate? No. Saluta, vabbè. Mi piace come Farenzo dovrebbe uscire per dedicare un po' di tempo alla figlia, invece ne approfitta per fare live. Non è tanto che per dedicare tempo a mia figlia, perché queste live, cioè, sono in giro a quest'ora con mia figlia perché dovrebbe cercare di recuperare un po' dal sonno non effettuato stanotte, come sempre. Stai là, stai attaccata con la schiena, va là. Brava. Detto ciò, unisco l'utile al dilettevole, no? Visto che comunque è ancora un po' piccola e non capisce un cazzo, quindi non posso neanche intrattenerla più di tanto. E se non si dovesse intrattenere, se si dovesse intrattenere un po' di più, basterebbe che seguisse la mia live. Cioè, più che ha la fortuna di avere Farenz qua di fianco, che cazzo vuole di più? Parlando di Odyssey, pensi sia giusto inserire parti fondamentali che legano i diversi giochi nei DLC? Questa è una domanda per cui adesso risponderò in 40 minuti. Allora, cosa è successo? Esattamente 7 giorni fa, domenica scorsa, vi stavo raccontando in live, probabilmente anche a questo orario proprio, del fatto di aver finito Assassin's Creed. E va bene. Detto ciò, a metà settimana, mi contatta un mio amico Marco, un altro Marco, è una generazione, quella degli anni 80, formata da Marchi e anche 90, e mi dice, senti un po', io combinazione oggi ho finito il primo dei due DLC di Odyssey, se vuoi ti racconto un paio di cose, va bene? Raccontamelo, ho detto, tanto non li giocherò mai. E praticamente cosa mi racconta? Che a differenza del gioco originale, quindi di Assassin's Creed Odyssey, del gioco base, diciamo, in cui i collegamenti con la saga di Assassin's Creed sono pressoché zero, nel primo DLC viene collegata tutta la storia di Alexios o di Cassandra, in base a chi... Bravo, Mr. Valerio! In base a chi avete scelto, viene collegata la sua storia con quella di Bayek di Assassin's Creed Origins. Quindi legandosi, diciamo, alla saga degli assassini nel passato. Il secondo DLC, invece, racconta tutta la storia degli assassini nel presente. Quindi praticamente... Cazzo! Bravo!
Pompeia Palea, bello lì. Quindi praticamente tutto il discorso di legarsi alla saga di Assassin's Creed vera e propria avviene tramite DLC, tramite contenuto separato a pagamento. Ora, The Ghibli, sarà un amante dello studio, suppongo, maledetto, però grazie. Detto ciò, sicuramente voi lo sapevate già, io no, perché comunque non mi informo tanto sui giochi che, a prescindere, prima o poi giocherò. Però, puttana troia, figa, Ubisoft del cazzo. Cioè, a un certo punto dovresti anche capirla che avete rotto i coglioni questa storia dei DLC e con le storie portate avanti nel separatamente. Cioè, mi è ritornato alla mente quando vi ricordate con il 2, che a un certo punto la scena si bloccava e due capitoli, si passava tipo dal capitolo 12 al 15, perché il 13 e il 14 venivano venduti separatamente. Che è Golden Dario, bravo, hai fatto bene. In questo caso addirittura peggiore la situazione, perché due capitoli di collegamento alla saga effettiva non sono presenti nel gioco base. Quindi, cioè, ragazzi, a sto punto, ma che cazzo continuo a giocare ad Assassin's Creed se poi Ubisoft va avanti con ste puttanate? Adoro gli sticker di Farenzio, vabbè. In pratica bisognava giocare solo i DLC. Non so, non credo si potesse. Non so se sono, se siano stand alone, però... geni del marketing fatto con i piedi. Ubisoft, sono francesi. Cioè, se temi una prosecuzione non necessaria della trama di qualcosa che hai amato e che è per la critica, per il pubblico, come è Il Camino, il film sequel di Breaking Bad, per molti non necessario, visto che... Bravo, chi è questo? The Dom 999914 3462, sì. Grazie. Comunque, oddio, su Il Camino non mi pronuncio, perché ho visto tutto Breaking Bad. Ho visto Il Camino, Breaking Bad mi è piaciuto, non sono mai stato un fan sfegatato di questa serie televisiva. Il fatto che dopo anni sia uscito un DLC, sì, un film, diciamo, neanche conclusivo, comunque ulteriore, diciamo così, che ho visto, non mi è dispiaciuto, però rimango tuttavia... Ostia, state sannega il... Taran! Però non mi ha attraversato la strada. Tuttavia non mi ha sconvolto né in negativo né in positivo, ecco. Poi, cos'hai sul naso te? Hai una briciola, ma che schifosa! Tutto il plasmon. Che ne pensi delle ultime dichiarazioni di Phil Spencer? Sì, un pochino più specifico, bella, pur soul, ma come cazzo? Qual era? Briciola! No, briciola, no! Come vedete, a Cremona è ancora possibile camminare e trovare dei gatti per strada che aspettano di essere coccolati. Non scherziamo, del vasto Vas parte 2 ai goti, vabbè. Che The Elder Scrolls e Fallout molto probabilmente diventeranno esclusive Microsoft. Non ci credo finché non lo vedo. Potrebbero tranquillamente diventare esclusive temporali, potrebbero tranquillamente diventare esclusive per il Game Pass inizialmente, ma che diventino esclusive del tutto, non ci credo. È troppo importante la possibilità di vendere anche su hardware Sony, che non credo se la lasciano scappare. Anche perché avrebbe poco senso comprare... Sì, ma non lo so, boh, si saranno fatti i conti in tasca sicuramente. No, basta, non continuerei a ripetere la stessa cosa. Fare, stai attento con il tuo dialetto e la parola nero. Oh, che palle, figa, stavo parlando del gatto, ragazzi. Ce la racconti la storia di briciola che ha commosso il web? L'avevo già raccontata. Se sai che c'è una storia di briciola, vuol dire che l'hai già sentita. Mentre invece non avete ancora sentito la storia di cui voglio parlarvi oggi, che riguarda censure, che riguarda me stesso e che riguarda ieri pomeriggio.
o ieri mattina, no, ieri pomeriggio, dopo che ho fatto la... Sì, sembro un pazzo, Cristo, poi vi chiedevate chi è il matto di quartiere alle 5 della mattina. Dopo la live, praticamente, di ieri, premessa, da quando ho ricominciato ad espormi pubblicamente al pubblico ludibrio sul web, quindi da metà settembre, anzi un po' prima, vabbè, mi sono accorto che sono cambiate diverse cose su YouTube a livello di monetizzazione dei video, perché mentre prima tu addirittura potevi monetizzarli automaticamente, cioè davi un'impostazione che diceva monetizza automaticamente tutti i video che carico, adesso non si può più fare, o credo non si possa più fare perché non ho più visto quella voce lì, e tutte le volte che carico un video automaticamente non è monetizzato. E vabbè, ci sta, perché? Perché quando tu poi vai a dare la spunta sulla monetizzazione ti viene richiesta con una specie di brevissimo brevissimo formulario in cui per piacere tra 20 minuti al massimo fatemi un fischio che devo svegliare mia figlia che si è addormentata, se no dopo non dorme oggi pomeriggio, grazie. Che ore sono? Beh, comunque ditemelo. Boh, dicevo, è un brevissimo formulario in cui vi viene richiesto, alcuni di voi lo sapranno già sicuramente, io faccio un sunto per chi invece non è avvezzo a queste cose, vi vengono richieste, messo il countdown, grazie, vengono richieste, cioè, guardate come cazzo si è addormentato. Vi vengono richieste vengono fatte delle domande in sostanza sui contenuti e sul linguaggio che utilizzate, perché in base al linguaggio utilizzato vi monetizzano o no il video, e va bene, ci sta, è giusto. Quindi io praticamente dico, guarda che utilizzo un vocabolario piuttosto colorito, però senza utilizzare parole non consentite né da YouTube né da Twitch, per dire, e quindi automaticamente la monetizzazione viene attivata. Questa è la prima premessa. Wow, cazzo! Questa è la seconda. Shin Cyborg, grazie. Oh, ma ho visto che siamo a 10 anni di Farenz e 2 di Twitch, bell'uomo. Grazie. Ah, intanto mi ero perso. No, ok, ho visti tutti. Benissimo. Piccola premessa, le bestemmie sono permesse da entrambe le parti. Ma va bene così. Anche perché figa, tutte le volte che mi parte un wow cazzo che mi spavento e bestemmio. Appunto. Pisellone Omega, va bene. Cosa succede? Ieri carico una live di Twitch su YouTube con qualche giorno di ritardo, vabbè. La carico, attivo la monetizzazione e mi rendo conto che dopo, non so, un'ora, quando ho refreshato quella pagina lì su cui ero, con l'elenco dei miei video, l'icona della monetizzazione era gialla. Cosa che non mi era mai capitata. Vado a vedere, monetizzazione limitata. Boh. Ovviamente senza la minima motivazione. Non è vero, è la seconda volta che mi capita. La prima è successa il mese scorso, ma credo che sia stato un errore di YouTube, non idea, perché quando ho detto, guarda, ho chiesto una revisione di questa cosa, istantaneamente è diventata verde, quindi non ho idea del perché fosse stata limitata. Ieri faccio la stessa cosa, immediatamente non diventa verde, rimane gialla, e rimane tuttora gialla. Terza premessa, calcolate, vabbè, adesso senza entrare nello specifico dei miei guadagni, una monetizzazione di un video ricaricato su YouTube credo che mi consenta, sì e no, di prendere 2 caffè al bar, più o meno. Una monetizzazione limitata mi consente, non lo so perché non mi era mai capitato, però sarà meno di quello, no? Va bene, quindi non stiamo parlando di cifre da capogiro, no? Sia chiaro.
A me quello che sta sul cazzo cos'è? Il fatto che la monetizzazione sia stata limitata. E sapete perché? Scommetto quello che volete, che il motivo per cui è limitata è che nel titolo di quella live, di quel video, ci fosse la parola bulimia. Si tratta della live che feci la settimana scorsa, credo sabato, in cui appunto parlai di Game Pass e bulimia nel senso di figura, no? Nel senso di avere troppo da cui attingere e poi non goderti nulla. È per quel motivo, senz'altro, che... Quella, chi è questo? Jack Tech. Ho apprezzato. E quindi, essendo una malattia, essendo un problema di tutti i giorni, essendo un problema grave, YouTube decide di non monetizzarmi la cosa. Io mi sono posto diverse domande riguardo questa azione da parte di YouTube. Ripeto, il fine economico mio è assolutamente misero, però magari qualcuno potrebbe far girare più da né, bravo pigio, e potrebbe, diciamo, soffrire maggiormente da questo punto di vista, no? Di una mancata entrata per un motivo assolutamente assurdo, se vogliamo. Prima di tutto perché non ho scritto una parolaccia, se vogliamo, ma un problema effettivamente reale e grave, ma che non c'entrava un cazzo con il video in sé. Primo. Secondariamente, questa sottospecie di censura, e da qui nasce la live di oggi perché volevo parlarne con voi, mi sta particolarmente sul cazzo, perché questo politically correct che al giorno d'oggi copre qualsiasi sfera, qualsiasi situazione, va anche a colpire delle situazioni assolutamente prive di fondamento, perché non si sta parlando di quello, no? Cioè, siamo arrivati al punto che vengono censurate delle parole non offensive, perché non ho scritto la N-word o chissà cosa. Capite il mio ragionamento? Aspetta che incomincio a leggere. Perché YouTube deve fare politica di corretta dal cazzo, ecco perché. Esatto. Quindi mi chiedo, e vi chiedo, ma questa situazione come può essere... Aspetta che metto la mascherina. Come può essere risolta in maniera effettivamente positiva ai fini del tutelare le situazioni in cui è giusto, le situazioni in cui sarebbe più giusto, diciamo, fare i bacchettoni, tra virgolette, no? Nel senso di andare a colpire chi sfrutta determinati agganci, determinate situazioni per poter monetizzare in maniera piuttosto becera, direi. Dei miei coglioni, purtroppo sono diventato estremamente... Non può, è impossibile controllare i contenuti... Sì, ok, sono d'accordo con te, è impossibile controllare tutto quanto. Però, come l'altra volta mi avevano limitato e questo limite è stato tolto nel giro del tempo di un click, com'è possibile che stavolta non sia avvenuto ciò? Cioè, è ovvio che né l'altra volta né questa volta qualcuno abbia visto il mio video per capire che non si stesse parlando di bulimia, della malattia, no? Del problema alimentare di cui purtroppo in molti soffrono. Però è giusto che la censura vada a colpire in questa maniera? Semplicemente deve finire questo particolare periodo storico dove ognuno ha la possibilità di ignorare, di indignarsi per una qualsiasi cazzata. Vedi nuova puerile polemica, Gal Gadot, che interpreta, lo chiamavano al telefono.
Eccolo lì, grazie. Che chiamava al telefono, che interpreta Cleopatra, è pura ignoranza. Basta evitare di scrivere e dire certe parole. Entrambe le persone sono troppo politicamente corrette, lo so, e per carità, se il allora fammi un regolamento in cui ci sia un elenco completo di parole da non utilizzare, mentre qua si vive alla giornata praticamente, no? Cioè io mai e poi mai avrei pensato che la parola bulimia potesse essere bannabile, ma mai, mai, anche perché, scusate, se io scrivo, se domani dovessi fare un video con scritto wow, è uscito Watch Dogs, ne vado pazzo, pazzo, è una parola bannabile? Sicuramente no, oppure la mia pazzia per Valhalla, mi bannano anche quello? Se hai i soldi per aggirare il sistema puoi fare il cazzo che vuoi, vabbè. La cosa è gestita da un algoritmo e manca la comprensione del testo di una persona. Ok, ma non avete risposto alla mia domanda, anche perché non l'avete ancora letta, sentita, probabilmente. Mi fa un po' ridere che ci siano delle restrizioni sui termini. Poi almeno su Twitch ci sono tette ovunque. No, adesso non sconfiniamo sul discorso tette, non tette, che anche lì... Cioè, mi ricordo che in uno dei primi video che ho fatto su Twitch mi ero messo in canottiera perché fiamon calda il signor... e qualcuno mi aveva detto occhio perché se si vede un capezzolo ti bannano il canale. Benissimo, quindi sono stato attento a non mostrare più i miei capezzoli, cosa che faccio sempre, non nei miei video. Però se posso capire una cosa del genere, che mi bannino perché, come lo potrei fare io, lo potrebbe fare anche una fighetta di 16 anni con risultati sicuramente diversi dai miei. Però l'altra sera quando mi avete detto fai il ride, ho aperto a caso la categoria 4 chiacchiere, c'era una con fuori le mine in canottiera, giusto per non coprire il capezzolo, cioè per coprire il capezzolo, che boh, io non capisco sti regolamenti e questa facilità nell'aggirarli. Alle fighe di 16 anni gli dai due giri, vabbè, e ti sei subito iscritto al canale. Ora non è più così, gli uomini possono, quindi vogliamo fare senza maglietta. Buon gusto hai. Il politica corretto è stato creato per arrivare dove la sensibilità dell'uomo medio non arriva. Vero? Giustamente. Però mi permetto anche di dire che nel momento in cui decidi di intraprendere una strada assolutamente di chiusura su determinate argomentazioni, devi anche predisporre il modo di capire quando ciò sia effettivamente dannoso o no. Bella affare, credi che ci mostreranno Cyberpunk? Che cazzo c'entra, porca troia? Io uso la spada e sono arrivato al boss. No vabbè, questo è un messaggio di Telegram che mi è arrivato da uno di Gamefathers, appunto. Nome di questa? Chiedo per un amico. Censurano te per una parola, nel frattempo belle... Delfin, fa il cazzo che le pare in culo a YouTube, non so chi sia, però vabbè. Con la copertina minima per tutelare, vabbè. Tanto non ci si può fare nulla in merito. Purtroppo anch'io sono arrivato a questa conclusione, questa amara conclusione, perché, ripeto, a me non me ne frega un cazzo né dal punto di vista economico né dal punto di vista dei titoli, nel senso che, ok, certe parole sono da evitare, ripeto, mai e poi mai avrei pensato di che bulimia fosse una parola da evitare, però a questo punto qualsiasi parola possa un domani può diventare può far parte di una blacklist che tra l'altro non conosciamo. È la società di oggi che è fatta così, non ci si può far niente. Allora chiariamo YouTube ha la colpa di avere un algoritmo intelligente quanto un bradipo. Ma la colpa è al 50% anche degli inserzionisti che dichiarano di non voler apparire in un video con determinati argomenti. Bene, però allora mi specifichi che la limitazione della monetizzazione viene motivata da quella parola nel titolo, cosa che comunque non è avvenuta, perché io tuttora non so quale sia la motivazione ufficiale,
vado ad intuito, e allora mi dici, guarda, non si può utilizzare quella cosa lì, vieni limitato per questo motivo. E io ne prendo atto e traggo le mie conclusioni. Però, ripeto, come faccio a sapere quali siano le parole limitate? Come faccio a sapere a conoscere il motivo, che è tra l'altro il motivo per cui faccio questa live, del perché la parola bulimia venga considerata black word, mentre un'altra parola no, o un'altra malattia no? Se io faccio un video con scritto "il Covid ha rotto il cazzo", no, senza la parolaccia, "il Covid mi fa paura", non mi viene multato, cioè multato, limitato, sono sicuro al 100%. Se leggi il regolamento probabilmente c'è scritto. Cosa? Sì, ma è anche vero che il politically correct tende a creare l'effetto contrario. Un conto è sensibilizzare e spiegare, un conto è obbligare. Ma più che altro, in parte sono d'accordo, ma il fatto è che abbiamo visto che in qualsiasi ambito la censura totalitaria non raggiunge questo scopo. È come una sorta di proibizionismo che non fa altro che invogliare la gente a non sottostare a questa regola. Certo, in questo caso specifico stiamo parlando dell'utilizzo, no, della parola bulimia, che quindi non c'entra un cazzo con questa situazione. Però nel momento in cui tu vieti il capezzolo, cosa succede? Che automaticamente le fighette si mettono con una canottiera che quasi tiene coperto solo quello. Mi sa che non puoi dire nemmeno Covid, non diciamo stronzate perché non è vero. Ma infatti inizialmente il termine Covid demonetizzava automaticamente il video. Wow, cazzo! Cos'è? Chi è? Gamba ambigua. Ma voi, cioè, mi dovete spiegare se questi nickname li inventate per far sì che vengano visti dal sottoscritto. Wow, cazzo! Esatto, e che vengano utilizzati a dicembre in "Caro Farenz ti scrivo", perché alcuni sono veramente... Bella Marco, sei un grande. Grazie Jofear. Ecco, tra l'altro, sta cosa qua che ho scoperto ieri dagli abbonamenti di 2 mesi. Ma ciò cosa comporta? Che praticamente il mese prossimo fate a meno di iscrivervi. Sì, certo. Bella domanda del cazzo. No, il mio nome è di battesimo. Oh, da quanto siete in live? Da 32 minuti. Sicuramente sono... Per caro Farenz ti scrivo. Nespresso, torniamo a regalarti i beni fai. Vabbè. Vi ho letto una mail che non dovevo leggere. I nostri nickname sono solo per te. Vabbè, adesso torniamo in argomento. Perché comunque... adesso io ho scavallato l'età in cui mi esalto per la ventenne che si smina davanti alla webcam, no? Cioè, per carità, non è che mi metta a piangere e a dire "che schifo!" Per carità, però è anche vero che se parliamo di una ventenne, calcolate che io sono più vicino, cioè lo spazio temporale anagrafico tra me e lei è maggiore rispetto a quando le mie figlie avranno la sua età e faranno la stessa cosa. Quindi se da un lato dico "no, vabbè, non mi fa schifo", dall'altro mi fa una paura del signore. Sveglia la stella, grazie. Ciccia! Briciola! Briciola! Aiuto! Ciccia! Sveglia, stella! Che voto dai ai giochi disponibili al day one? Wow, cazzo c'entra? Ald... Oddio, un altro figa con un nickname. Farenz, ti amo. Tutte le volte che sull'angolo mi hai sfregiato quando ero ancora un bimbo minchia, mi sono servite tanto, sempre insieme al Farenzo. Alduanchebaldo97. Però mi devi dire che cazzo significa "ha sfregiato". Cazzo ti ho sfregiato, la macchina? La faccia? Hanno pronosticato 300 milioni di vendite di PS5. Vabbè. Stella, come mai 20 minuti? Perché oggi deve dormire meno del solito, in modo tale che riesca poi a fare un pisolo dopo pranzo, perché sennò dopo succede come ieri, che ha dormito un po' più del solito e fino alle 3
abbondanti non si è addormentata, con conseguenti incazzature. Sveglia, Stella. Sì. Stella. Bicciola. Proprio non ce n'ha per le palle di svegliarsi. Ciccia, dai, su. Io tra poco torniamo dalla Maya. Dai. Stella. Oi. Siamo in mezzo alla strada. Ecco fatto. Ce l'abbiamo fatta. Il bacio gusto barba del papà è sempre una cosa. Oh! Ma che oh! Ok, Firenze, mi sono perso la live in cui parlavi di Final Fantasy 12 e successivi. Non l'hai più fatta? No, dai, la facciamo questa settimana. Se saremo carenti di news, faremo una live di questo tipo. Non domani, perché non so se riesco a farla. Martedì no, perché se la faccio sono ancora in giro. Mercoledì farò il jukebox, magari giovedì. Ricordatemelo, a meno che non escano delle notizie più succose. E poi, visto che siamo... Aspetta che metto la mascherina. Visto che siamo... Mi è caduta in testa una foglia, porta bene? Visto che siamo... come dire, svegliati, Stella. Vedete? Nico! Nico, 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 Nico! Oi! Tac! Dai, Stella, sveglia, piccola! Sì! Fa la brava! Dai che andiamo dalla Maya? Sì? Bravo! Tac, sacchetto! Please refrain from spamming emoticons. Ma chi è quel mona che sbatte la porta e chiude urlando? Bravo! Esatto, vedo che avete colto la citazione. Bene, brava Stella, così mi piaci. Ancora sta lì quel sacchetto, sì, ma chissà da quanto tempo è lì, perché io lo riprendo da 3 settimane, però. Hai visto l'interfaccia di PS5? Sì. Ne ho parlato l'altro ieri. Nel frattempo qua, tipica situazione cremonese, con una casa che sta andando a fuoco. Vabbè, direi che sia il momento giusto per passarci di fianco. Stella, meglio PS5 o Series X? Stella, guai a te se ti addormenti, eh. Guarda, prendo le buche apposta. Figo, ma qui si griglia, ragazzi. Attenzione. Phil Spencer ha confermato la filosofia Microsoft. When everybody plays, we all win. Sì, vabbè. E queste uscite paracule di Microsoft che si complimenta con Sony, che si fanno veramente di una tristezza, guardate che... A meno che sappiano già di aver già vinto la generazione e quindi se ne stanno già bullando. Ecco, guardate, guardate se riesco. Quella lì. Sono gli ultimi giorni di vita dei motori lì, dei monopattini elettrici, perché giustamente vuoi andare in strada, stronza? Bene, sai cosa fai? Ti metti sul cazzo di casco e ti metti una targa, quel trabicolo dal cazzo lì. Motorini uguale il male. Arrostono, al massimo arrostiscono. I montoni nella sabbia come in Turchia. Parenzo, ma se organizziamo colazione angolare in centro a Cremona una domenica mattina? Cazzo, certo. Sì, oddio, adesso magari non è proprio il momento di assembramenti. Vabbè che non so quanti cazzo di cremonesi ci siano qua, però si può tranquillamente organizzare, prima o poi. Gazzo, Pieve San Giacomo censurata per 2 zeta di fila seguite da una O. Vabbè, tra l'altro io lavoro a 1 chilometro da Gazzo. Ma che hai vinto? La mia c'è sfida, però entrambe hanno un po' di pepe al culo. Sì, però. Microsoft ha la necessità di riprendersi la fiducia dell'utenza dopo le castronerie effettuate all'inizio generazione Xbox One. Ma sono d'accordo, però l'ha anche già scontate, dai. Alla fine della fiera è stato un inizio generazione disastroso che ha portato merda, che ha portato effetti negativi per tutta la durata della generazione One, e lo sappiamo benissimo. Tuttavia, verso la fine della generazione One e soprattutto con l'inizio della nuova generazione, con le presentazioni e tutto, secondo me non sta andando neanche malissimo, anzi, cioè, a parte il passo falso di Halo Infinite, che vabbè, è stata una cosa tutto sommato direi ridicola, sono anche convinto che in generale chi è che è stato
la stella. Figa, papà, lasciami dormire. Vabbè. Che ha portato? Merda. No, non hai capito, veniamo da tutta Italia, Cremona. Sì che ho capito. Nel momento in cui dico, dai, ci troviamo a Cremona per una brioche, per un cornetto in faccia, è probabile che quantomeno arrivino dei piacentini. Anche se però, piccolo aneddoto, quando 10 giorni fa sono uscito con Avo, che mi raccontava della sua sempre maggior voglia di magic, che però, ahimè, sta scemando dal punto di vista delle partite con i nostri amici qua di Cremona, perché un po' uno c'ha un figlio, uno ne ha 3, uno ne ha 10, impongono ad Avo degli spostamenti. Cazzo! Esatto, bella Roy King 16. Ah, aspetta che c'è anche un messaggio. Meglio il cornetto in faccia che le focaccelle. E mi diceva che gli è capitato diverse volte di andare a Piacenza a giocare, quindi sconfinando e andando dal nemico, ma i piacentini non vengono a Cremona proprio per non contaminarsi con il nostro DNA, e ciò mi fa abbastanza sorridere, no? Perché comunque non credo che la popolazione giocante a Magic di Cremona sia così inferiore rispetto alla popolazione giocante di Piacenza, essendo due città che dal punto di vista del numero di abitanti sono abbastanza in linea, abbastanza. Piacenza è un po' più grossa anche a causa dei centri logistici e dell'effettiva maggiore intelligenza dal punto di vista lavorativo, ma questo è un altro discorso. Ho già guardato su Google Maps, Milano-Cremona, 1 ora e 20 in macchina, scusami, ma cioè, ok, hai preso la patente l'anno scorso, 2 giorni fa, se no non sai che da Milano a Cremona ci vuole 1 ora di macchina, Cristo. Pisa-Livorno, piacentini possessori di Iammer, lolle di quella dei piacentini. Boh. Noi parliamo tanto di Game Pass, ottima cosa, ma non so quanto dei genitori che comprano la console per i figli siano disposti a pagare periodicamente, allo stesso tempo sentirsi il figlio rompere le scatole per comprare quel gioco che è fuori dal Game Pass. Beh, oddio, ragazzi, qua si tratta anche di, diciamo, educazione, nel senso che nel momento in cui decidi di fare un acquisto del genere, come lo è sempre stato anche per i miei genitori quando mi hanno comprato le console, no? Cioè, se a me avevano detto molto chiaramente ti compriamo la console, i giochi costano parecchio e quindi te ne possiamo prendere tipo 2 all'anno, 3 all'anno, per la promozione, per Natale, per il compleanno, stop. E io non è che cagassi il cazzo più di tanto, cioè, quella era la regola e la rispettavo, anche perché potevo rompere il cazzo quanto volevo, ma i giochi non mica arrivavano. Quindi nel momento in cui al giorno d'oggi è possibile usufruire di un abbonamento che mi andrebbe a costare quanto 2 giochi più o meno annualmente, ma che ti dà la possibilità di giocarne una valanga, molto semplicemente dici al figlio, bon, io ti prendo la console, se vuoi il Game Pass ti faccio il Game Pass e te lo sfrutti quello, punto e basta. Nel momento in cui vuoi il gioco figo, ti inculi. Sono scelte, bisogna mettere dei paletti a sti ragazzini. Farenza, hai fatto centro, non sono un genitore, ma va? Proprio non l'avrei mai detto. Guardate che momento edicola. Non ricordo su che social, ma il box ha detto quest'anno Xbox avrà la line-up più grande di sempre. E beh, finché ci sono gli stronzi che considerano i giochi retrocompatibili facenti parte della libreria della console in uscita, è ovvio che è giusto, numericamente è vero. Cioè, PS4, non essendo retrocompatibile con PS3, non aveva così tanti giochi come avrà PS5 calcolando la libreria di PS4. È puramente un discorso numerico. Ah, madonna, figa, si sente l'assenza degli occhiali. A me i giochi me li prendevano solo coi bei voti e solo se c'era mio padre. Bene, vuol dire che era una cazzo di socca, perché io che di bei voti ne prendevo sempre. Cosa facevano? Mi prendevano un gioco alla settimana? No,
un vero genitore, Pulciaro, ha fatto sbloccare i sonari per... No, scusa, ho unito due messaggi. Pulciaro compra sempre la generazione precedente. Ma no, dai, non è vero, boh, non lo so. I miei genitori non erano pulciari, non erano particolarmente disposti appunto a spendere delle cifre folli per i videogiochi, quindi c'era questo limite, ma comunque non è che mi compravano il NES quando c'era già la PlayStation 2, ecco. Un plus per quelli come me che hanno saltato praticamente una generazione. Vabbè, certo. Ma io semplicemente li prendevo con le mance delle nonne. I miei non mi hanno praticamente mai dato un cazzo se non nelle feste. Vabbè, lamentati. Pure a me dicevano così, alla fine rimanevo sempre senza. Le mie figlie giocano a Stardew Valley. Boh. Onizuka non si scrive così comunque. Per i giochi di una volta ringrazio gli scambi con gli amici. Vabbè, è ovvio. Anch'io per i primi 15 anni di videogaming avevo le stesse console del mio vicino di casa. Anzi, chi ha letto il mio libro già lo sa. E quindi ci scambiavamo i giochi settimanalmente. Chi è? Frate Indovino, ottimo, ho il tuo calendario, ti ringrazio. Socca uguale stupido e ignorante. Cosa vuol dire socca? Allora, socca, confermo. Allora, la traduzione vera e propria di socca è pezzo di legno, o meglio, quando un albero viene tagliato, la parte con le radici che rimane ancorata al terreno è la socca. Da cui poi si possono appunto estrarre dei pezzi, degli altrettanti pezzi di legno per, non so, tipo usare come fermaporte, robe così, e sono sempre delle socche. E la socca però è anche una persona particolarmente stupida o comunque ignorante. Pusha, ma li rubavi dei marocchini? No, quello lì ravo. Socca uguale ceppo, benissimo. Figa, ma ce ne sono allora di cremonesi qua dentro? Bastardi, dove abitate? Vengo a cercarvi, intanto che sono in giro come un bigolo. Vedi, si chiama Soc. Da non confondere con Soccia. No, non si confonde. Bisogna fare un videogiocatore cremonese 2. Alla fine mi sono dato ai giochi su PC perché il PC era indispensabile per ricerche di scuola. Quindi giocavo ai free to play. Che bella battuta. Mamma! Mi compri il PC perché mi serve per studiare. Oddio, magari adesso con la questione di smart working, smart studying, eccetera, effettivamente i dispositivi elettronici sono fondamentali. Ma alla mia epoca c'era questa stronzata che il Commodore 64 serviva per studiare. Infatti non me l'hanno mai comprato. Siamo tutti di Cremona in chat. Ricerche di scuola uguale porno, esatto. Io sono di Cremona ma abito a Roma. Che cazzo ci fai? Ma figo, ma torna qui, ma sei pazzo. Siamo andati entrambi all'inutile tentare di istruire Socchi. No, cioè io ci sono andato a livello di istituto, ma io ho fatto il tecnologico dentro l'ITIS. Il vantaggio di fare ingegneria informatica, il PC serve davvero per studiare. Ma figa, però stai parlando di ingegneria informatica, cioè sei già un pochino più âgé. Mio padre mi ha sfasciato e ricomprato la PS2 due volte, vivo al sud, certo, perché essendo del sud vi sapete comportare solamente come dei gorilla, quindi tuo padre ti deve sfasciare le console. Cioè, che cazzo di ragionamenti sono? Sono lo stesso paese di YouTube anch'io, non so di che paese sia, non mi interessa sinceramente, potrebbe anche domani essere raso al suolo. Oggi Fasulen Deloach, no, non credo, non è ancora, i gagnamo occupata il ROI. Io ci ho provato con mia mamma dicendole che mi serviva per studiare e mi ha detto bacia pirate. Ah, ok, allora sei di Milano. Penso che sei il creator nel rapporto di qualità nel mezzo di mezzi tecnici e spettatori migliori al mondo. Lo so, grazie. Va bene. Ma alla fine l'enciclopedia da 1300... I tuoi l'hanno comprata? No. Infatti non ho mai avuto un Commodore in casa. Grazie però per aver comprato il libro. Comprato comunque letto. Magari lei... è scroccato con il PDF che
ho regalato durante la quarantena. Bella Farenz, ma perché nel banner del tuo sito c'è Salvini vicino a Mario? Aspetta che la carico. Ma caga. No Marco, dissociati che ti bannano. Da cosa? Cosa ho detto ancora? Sono resina merda, ma ottima Matt. Cazzo vuol dire ottima Matt? Soprattutto che cazzo c'entra su resina con la Matt? Vabbè. Io l'ho dovuto comprare veramente un portatile in questo periodo, altrimenti non si può seguire l'università. No, è sbagliato. Avresti dovuto scrivere. Ho dovuto comprare un portatile perché sennò non sapevo come... Non avrei saputo seguire l'angolo di fare. Raga, tranquilli. Dissociati un meme, non cambia nulla. Oddio, lì ci sono delle persone che stanno litigando, quindi visto che c'ho la bambina è meglio non farsi i cazzi propri. Mamma mia. Anche qua a Cremona comunque ci sono dei malati di mente. Ecco fatto, aspetta, Opla. Mattia, ti convince? Questo cyberpunk in peperà, no, che vuoi me? A mangiare i fasulli in deloce. Vabbè, tapisci che to. GTA Vice Cremona, esatto. Real TV Cremona. Io vorrei sapere se tutti quelli che dicono dissociati sono seri o ci credono veramente. No, non credo. Ah, chi c'è? Scusa, non ti avevo mica visto. Top. Da chi? Salutatelo anche voi. Ciccio. Ormai sei parte integrante delle live angolari. Hai visto? Ciao. Farenz, anche ora ti sei Zorro. Bravissimo. Ma figurati se siamo seri, si scherza sempre. Risa in strada, incendi e sacchetti. Normale amministrazione comunque qua a Cremona, queste situazioni, tranquilli. Pisellone Omega, che bello. Ma perché ce l'avete con Soresina, scusate? Zora è entrato nella lore. Ma sto gatto è ancora vivo? Ma tu sei di Cremona? Giusto, non lo mangiate. Ho detto che sono di Cremona, non di Vicenza. Cremona come il Bronx. Una pustis parte della lore dell'angolo. Oh. Biagio, ragazzi, è morto almeno 5 anni fa. 4-5 anni fa, non mi ricordo. Come va con Hades? Va da Dio, ragazzi. Cioè, ripeto, non sono e non sarò mai un amante della, come si dice, della, dei roguelike, questo è poco ma sicuro, ma quando ci sono dei giochi come Dead Cells, come questo Hades, così veramente io rimango affascinato da come cazzo riescano da una rana all'altra a farti sembrare di giocare tutte le volte un gioco diverso. È veramente meraviglioso. Mi sta piacendo tantissimo. Farenz, usi ancora il Mac? Sì, lo uso ancora il Mac. Farenz, collezioni carte Pokémon? No. Tu collezioni Pokémon, Ciacia? Non risponde. Infatti, la domanda era idiota. Prenotata ieri sera Series X. Arriva Natale. Figa! Però... Ma dove? Da GameStop? C'è solo in digitale Ares? Che io sappia sì. Lo compri il nuovo Mario Kart? No. Ah, giusto, parliamone 5 minuti, che ore sono? Aspetta, 11 e un quarto, dai, 5 minuti poi stacco. Che volevo vedere una cosa prima, scusate. Ok. Devo ricredermi riguardo il funzionamento di Mario Kart Live Home Tour, come cazzo si chiama, quel che è. Titolo con il gioco col titolo più lungo di sempre. No, adesso fate i puntigliosi, cagatemi il cazzo con i giochi giapponesi che hanno dei titoli lunghissimi, va bene. Non l'ho comprato, non lo comprerò mai, costa troppo, non mi interessa, ma detto ciò ho visto dei miei amici che ovviamente l'hanno comprato al day one, hanno fatto dei video per mostrare come funzionasse in casa e figa, funziona bene. Ovvio, se te c'hai dei gatti o degli animali che possano intercedere nella corsa del kart è un problema, ma funziona decisamente bene rispetto a quelle che erano le mie aspettative. Dopo devi avere, rimango convinto del fatto che tu debba avere comunque una casa
non dico grande, ma comunque una disponibilità di spazio per creare un circuito sensato, quindi che preveda curve e un minimo di interazione. Che è? Bella polenta. Un minimo di interazioni vere e proprie con la direzione dal kart, però davvero stupefacente. Hai visto la live di Fossa? No, ho visto la live di un mio amico, anzi di due miei amici che l'hanno comprato. E poi, se non ricordo male, ieri dopo pranzo, quando ho giocato un po' con Switch su Adesso, ho visto che lo stava giocando anche Vito Yubar. Farenz, ma sei arrivato a piedi a Piacenza? Sì, vabbè ragazzi, adesso tutte le volte che la battevi da chi? Cioè, ma tu avevi un Apollo 2010? E ho avuto un Apollo ed era il beh sì, in quegli anni può essere, perché l'ho visto l'altro giorno da gatto, era bello. Farenz, che ne pensi dei giochi di Devolver Digital, The Messenger, Katana Zero, eccetera? Non faccio un discorso generale su Devolver Digital, ma sui singoli giochi. Tu ne hai citati due che mi sono piaciuti moltissimo. The Messenger, purtroppo, come sai, è diviso praticamente in due parti. Nella seconda parte, quando ti si apre tutto il mondo che devi andare a recuperare, cos'erano dei cristalli, non mi ricordo, così, è la parte in cui mi sono rotto il cazzo. La parte prima invece è molto più arcade, molto più stile anni 80, mi è piaciuto veramente tanto. Da quando è diventato open, no, basta, l'ho abbandonato. Avevo già giocato diverse ore e mi ero rotto le palle. Detto ciò, Katana Zero invece mi è piaciuto proprio tanto, però anche in quel caso lì si tratta di un gioco molto arcade. E mi rimetto la mascherina, Dio canta, che due coglioni. Vieni a Lucca quest'anno, neanche pitturato. Era Ralph Lauren l'Apollo? Oh mamma mia, chi è sto coglione? Marmot, perché non vieni qua a Cremona? Vieni qua a Cremona, vieni, vieni. Mio papà che mi chiama, ma porca troia. Vabbè, amò. Non penso ci sarà un Lucca Comics. E seguita c'è mame? Vabbè. Vabbè, adesso 5 minuti stacco, che così torno a casa e richiamo mio papà, che giustamente è in pensione, è andato a farsi i cazzi suoi 4 giorni a casa di sua sorella in Toscana, a raccogliere le olive dell'oliveto che c'ha mia zia, e io rimango a Cremona. Farenz, c'è un bambino lì vicino a te che fa versi strani, per favore allontanare. Sì che la fanno Luca, sì, confermo, bella lì, facciamo il Cremona Comics e ci ammazziamo di botte. Tecnicamente c'è un Luca Light solo con le conferenze, sì, confermo. Olio toscano, bravo, esatto, a raccogliere le olive per fare l'olio. Farenz, una bella live casalinga, cosa vuol dire? Da casa? La farò mercoledì. In che zona della Toscana che vado a dargli una mano? Ti dico la verità, non ho idea, non so dove abbia casa mia zia, perché diciamo che è la sua casa per le vacanze e lei abita a Genova. Tra l'altro, figa, Genova mi manca tanto, figa. Vabbè, lasciamo perdere questo momento a Marcord. Hanno preso sta casa 20 anni fa ormai, non ci sono mai stato, ma non ho idea di dove sia. Pontedera, no, no, tranquilli, non è in zona Moccia. Magari ci sono, ecco. No, Cristo, non ci sono solo conferenze. Ti aspettiamo a Genova. Belì. Ma è uno dei cremonesi che migrano a Seggiano. No, mia zia non è, cioè, mia zia è cremonese, ma vive da 50 anni a Genova, quindi ormai direi che è genovese di fatto. Genova, città del cuore, un po' di focaccia, colazione, cappuccino, madonna. Madonna, come mi manca. Figa, ora che ci penso, l'ultima volta che sono venuto a Genova ero con mia moglie, all'epoca ragazza,
col gatto e con la sua amorosa dell'epoca. Siamo andati all'acquario e sono passati, figa, almeno 10 anni. No, sì, 10 anni tutti. A proposito di Genova, pesto, lo mangio oggi a pranzo, però è di mia suocera, non è di mia zia, purtroppo. Cioè, non purtroppo che sia male quello di mia suocera, anzi, però quello di mia zia genovese è un po' meglio. Guardate, quanti anni stai con tua moglie? E a dicembre ne facciamo 17. Grazie per il coffee, figa, mi spiace, però che adesso devo staccare. Stacco, che così richiamo mio papà che si sarà spostato. No, lo voglio richiamare perché, essendo in culo la Toscana, non prende mai il cellulare, quindi si sarà spostato su un bricco vicino a un ripetitore per poter telefonare. Poi io non gli rispondo perché sono in live con voi stronzi. Vabbè, ragazzi, io vi saluto, vi bacio, vi ringrazio e stiamo attenti ai social, che vi dico cosa faccio. Tenete attive le notifiche di Telegram, dei gruppi Telegram, del canale Telegram, quello che volete, perché così avete informazioni in tempo reale su quando vado online. E noi ci rivediamo, spero, domani, ma sicuramente domani mattina, se non piove. Ciao!